Bentornati amici di Obiettivo News, riparte questa una nuova stagione di 2-4 ruote e passioni motori, siamo all'inizio del 2024, abbiamo quindi alle porte questo nuovo anno che è iniziato. Iniziamo anche noi con un nuovo protagonista del nostro programma e sono molto onorata di avere come mio ospite Daniele Nicolino. Ciao, in collegamento direttamente da Como, dove adesso vive. Ciao Daniele. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao Daniele, sono molto contenta che tu abbia accettato il nostro invito. Ora chi non ti conosce, ora spieghiamo bene la tua storia, che è una storia forte, una storia di speranza, una storia che è bene che si conosca, secondo me, perché queste storie di vita vera possono anche essere di spunto ad altre persone che, come te, hanno subito un incidente. Tu nel 2014 hai avuto un incidente in moto, dal quale purtroppo un gravissimo incidente, se ce lo vuoi raccontare tu e raccontare che cosa ha provocato questo stop, questo incidente. Sì, io appunto ho sempre avuto la passione per la moto, vado in moto da quando sono ragazzino e nel 2014 avevo una moto, un R1, e eravamo un gruppo di ragazzi, tutti amici, che faceva sempre i giri. E quella domenica lì avevamo deciso di andare in Val d'Aosta, perché io sono di Ivrea, vicino, e praticamente c'è una curva poco dopo Ivrea, che è una curva un po' stretta, un po' particolare. Fatto sta che io sono arrivato in questa curva, ho perso il controllo della moto, mi sono infilato con la gamba sotto al guardrail e lì ho subito l'amputazione. Amputazione sopra il ginocchio, di netto. Infatti io sono qui a raccontarla per miracolo, perché comunque avevo la femorale che sparava come un idrante, e ovviamente è stata veramente una cosa cruenta. E ho avuto la fortuna che passava di lì un medico che aveva appena finito il turno, aveva un laccio emostatico in macchina e me l'ha messo. Quindi ho avuto un po' di fortuna, sì. Nella sfortuna ho avuto fortuna. Dopo l'incidente, poi una lunga convalescenza, ma tu non hai mai perso la speranza di poter ritornare un giorno a guidare una moto. Sì, io quando ero in terapia intensiva dicevo ai miei genitori che volevo tornare in moto col BMW, con l'S1000RR. Io ero in terapia, mi ero appena svegliato dal coma e già dicevo quello. Sì, era proprio pazzesco. C'ero proprio dentro e non riesco a farne a meno. Sì, certo, quindi nonostante la disabilità hai avuto la forza di tornare in sella, anche grazie all'associazione Didi. Diversamente, sì, certo. Disabili, che come per te e per tantissimi altri piloti è stato ed è un punto di forza per ricominciare. Certo, comunque grazie a questa ONLUS, perché è partito da una ONLUS, comunque ha dato la possibilità a chi come me non solo non si è impaurito per l'incidente brutto che ho ricevuto, ma e aveva la voglia di continuare ad andare in moto, continuare a fare le cose che faceva prima, ovviamente in maniera un po' diversa, come varie cose nella vita, no? Nel senso, non è che adesso posso dire che faccio tutto perfettamente come prima, però praticamente faccio tutto, semplicemente un po' adattato, stessa cosa con la moto. E sì, quindi loro hanno creato questo movimento che aiuta, nel senso che comunque incanala nella giusta direzione i ragazzi che sono diventati disabili in seguito a un incidente e che hanno la forza e la voglia di tornare in moto. Quindi tu ricominci e poi, non l'abbiamo detto, che l'amputazione della tua gamba è la gamba sinistra, quindi la gamba fondamentale per chi va in moto. E quindi hai dovuto anche a livello tecnico rivedere un po' tutto quello che è la costruzione della moto, del cambio, del come fare a cambiare le marce. Sì, allora io ho adottato, allora sono partito con un tipo di meccanismo elettromeccanico che è una specie di pistoncino collegato
alla leva del cambio, proprio fisicamente collegato alla leva del cambio, che aziono con due pulsanti sul seno, nubrio sinistro. Quindi il tasto in alto appunto fa salire la marcia, il tasto in basso fa scalare. E poi nel tempo avevo bisogno di altre, di essere più veloce nelle cambiate, quindi, perché poi dopo io sono una persona anche molto competitiva e quindi cercavo sempre di tirare giù i tempi, se mi fisso su queste cose qua. Ovviamente se uno va in pista è anche, certo, guarda anche quello, cioè guardi il divertimento in primis, poi però guardi anche quello. Quindi abbiamo fatto varie modifiche negli anni per migliorare questo sistema, e è migliorato, mi piace, ma adesso la prossima moto modificherò ancora, nel senso che faccio un'altra cosa, che sposto il cambio a destra, perché mi sono reso conto che non mi sta molto dietro nelle staccate, quindi io vorrei una cosa, vorrei comandarlo io col piede. Sicuramente è un'altra cosa. Comunque sono partito dal meccanismo e adesso sono passato, passerò al cambio a destra. Quindi un allenamento anche molto, essendo che comunque la moto va guidata anche principalmente con la forza delle gambe, certo, con, nella piega, assolutamente. In piega tu non hai la possibilità di dare forza sulla pedana, ma in ogni caso sei riuscito a trovare il tuo equilibrio, il modo ottimale. Sì, sì. Allora, posso parlare un pelo più nel tecnico? Certo, oppure, ci mancherebbe, okay. No, vai pure. No, per esempio, faccio un esempio. Allora, al Mugello c'è la prima curva che la San Donato, poi c'è la Luca Poggio Secco, poi c'è un'altra chicane che in questo momento non mi viene il nome, dopo la Luca Poggio Secco. E questa chicane è un sinistro-destra. Quindi io, prima di entrare in curva, ovviamente sposto il sedere a sinistra e imposto la curva e entro in curva. Quando devo puntare sulla pedana con la gamba destra, immagino, che ce l'ho, ovviamente lì sono molto reattivo, poi comunque i cambi di direzione sono sempre stato veloce, quindi sono molto reattivo. Però nella chicane che c'è dopo le due arrabbiate, lì che è un destra-sinistra, ovviamente lì la storia cambia, perché io devo spostare il peso a destra, il sedere a destra e entro in curva. Quando devo fare per puntare, ovviamente non c'è la gamba, quindi ho cercato negli anni di modificare un po' il tipo di approccio in questo senso, quindi uso l'anca, poi, certo, ognuno poi ha il suo metodo. Io per esempio appunto nel destra-sinistra vado destra, sinistra, punto sull'anca e sposto il corpo, uso molto la parte alta, il busto, perché è l'unica cosa che mi rimane a sinistra, nel senso in moto, quindi uso anca e busto. Ovviamente questa cosa qua un po' destabilizza la moto, però in qualche modo bisogna fare, ecco. Certo. Se si vuole essere veloci, se no si perde troppo tempo, e già così ne perdo troppo, devo lavorarci ancora, ho ancora margine di miglioramento. Quindi un allenamento anche fisico, a livello anche di muscolatura, molto, molto, sì, importante. Sì, assolutamente. Io infatti mi alleno molto, io pratico CrossFit, al di là del motociclismo, e questo, il CrossFit mi ha dato veramente una grossa mano, e non è da tanto che lo faccio, dal 2019, però mi sono reso conto che a livello fisico ti dà molta reattività e molta forza esplosiva, di quello di cui c'è bisogno, poi anche resistenza ovviamente. E questa è la preparazione che uso per andare in moto, il CrossFit, che comunque ci sono vari tipi di allenamenti in un allenamento solo, c'è la parte di forza, la parte aerobica, anaerobica, comunque si lavora bene, quindi mi dà una buona preparazione. Certo, tu, sì, dopo l'incidente nel 2014 sei ritornato in sella nel 2017, subito in pista facendo dei grandissimi, già subito dei grandi, 2018? No, io sono tornato in pista nel 2016. Sì. Allora, diciamo, io ho utilizzato la moto un po' per strada, perché comunque io avevo preso la B speciale, la B speciale, sì, avevo adattato la moto in modo che fosse tutta regolamentare, quindi anche sul libretto, certo, e potevo utilizzarla per strada. L'ho utilizzata qualche mese per strada e mi sono reso conto che non che avessi paura, ma che mi piaceva troppo andare forte. A me piace andare forte, mi stufo andare piano, cioè io non riesco a godermi la moto e dico vado in montagna, mi faccio passo in montagna, io, sì, mi rompo le scatole andare piano. Sì, mi sono proprio reso conto che
Certo. Questa e quindi ci ho messo la testa, ho provato ad andare in pista, dopo l'incidente, ce l'ho già andato prima, ma dopo l'incidente ci sono andato nel 2016, lì ho preso questo attestato che danno i DD, che è un attestato di fondamentalmente che sai guidare una moto in pista. Certo. E poi nel 2017 ho cominciato, ho preso la decisione di far solo pista, quindi ho la moto, l'S1000RR, l'ho fatta da pista. E come dicevi tu, all'esordio ho fatto degli ottimi risultati, e quindi ho fatto un secondo posto al Mugello, ho fatto un altro terzo posto al Tazio, comunque ho fatto dei buoni risultati, e allora ho detto, beh, continuiamo. Se questo è l'inizio, continuiamo. Sì. E hai continuato partecipando anche nel 2018 alle 200 miglia del Mugello, che ricordiamo sì. È una competizione che è dedicata non solo ai disabili, ma anche ai normodotati. Sì, no, in realtà è una competizione nata per normodotati. Poi io, essendo che sono disabile amputato, ho un'amputazione alla gamba, io ho la possibilità di ottenere una licenza normalissima, velocità elite. Quindi io posso fare qualsiasi tipo di gara, posso andare anche al CIV. Sì, certo. Concettualmente. Beh, i ragazzi ovviamente paraplegici non possono avere questo tipo di licenza, loro possono solamente fare gare con i disabili. A loro dedicate. Però, sì, io invece posso fare entrambi. Quindi sì, ho partecipato a 200 miglia del Mugello e avevamo vinto io e il mio compagno nella categoria AMA Amatori. Avevamo vinto, è stata una bella soddisfazione. Eh beh, immagino, sì. Tornare comunque alla vittoria in una competizione, sì, comunque sì. Una 200 miglia, non è no, è stata un'esperienza bellissima. Sì. Poi eravamo in pista con comunque per loro facevano ovviamente la categoria Superbike, mi pare. Comunque il fatto che comunque ti trovi in pista che ne so, con Ivan Goi che partecipava, c'erano tanti, ce n'era diverse, adesso mi pare che ci fosse anche Poggiali. Può comunque essere. Era stata una bella soddisfazione. Beh, c'era certo. La Marra. Tutti comunque nomi importanti del Sì. panorama italiano e non Sì. solo. E poi hai proseguito anche negli anni successivi con le competizioni. Allora, sì, ho proseguito ancora nel 2019. Allora, 2018 ho fatto 200 miglia, poi ho fatto il campionato, lì allora era chiamato internazionale, in realtà comunque ero un europeo. Avevo fatto la gara nel 2018 a Le Mans con la MotoGP, nel weekend di gara della MotoGP. Quindi noi partivamo, la nostra gara era prima delle loro qualifiche. Ok. E è stata un'esperienza pazzesca, perché comunque io sono entrato in griglia, c'era il pubblico della MotoGP che ci guardava, è stata un'esperienza bellissima. Il campionato lì ho finito quinto, e poi appunto ho fatto a fine anno la 200 miglia, poi nel 2019 ho fatto solamente il campionato italiano e sono arrivato terzo. E ho fatto, perché le gare comunque il campionato di DD è breve, erano 3 gare, ho fatto 3 podi, ho fatto no, un secondo e 2 terzi posti, comunque sono arrivato terzo e niente. E poi nel 2020, poi in realtà è stato l'ultimo anno di gare per vari motivi. Mi è nata anche una bimba nel 2019, una bimba bellissima. Auguri. E grazie. E quindi poi per vari motivi mi ero fermato e l'intenzione quest'anno di tornare a correre. Sì, quindi obiettivi per il futuro è ritornare in Sì, pista. sì, Il sì, sì, tuo team, assolutamente. lo ricordiamo, sempre il Karza Racing. Allora, il Karza Racing Team è stato nel 2019 e mi ha supportato. Beh, allora, loro mi hanno supportato come team, io però come assistenza avevo un altro meccanico che si chiama Dario, che conosci. Sì, che saluto. Ciao Dario. Ciao Dario. Anche nel 2018 avevo come assistenza Dario, però ero da solo, nel senso che mi aggiustavo, nel Ti senso non avevo il gestivi. supporto del team. Sì, nel 2019 appunto ero con Karza sempre col supporto di Dario e poi invece per adesso, per questa stagione, non sarò più con Karza Racing Team. Ho
ho altre due opzioni che per il momento non, nel no, senso, non, dirle, non posso non dire perché non so, sì, comunque ho un paio di opzioni, un paio di alternative. Di alternative dei ganci, adesso devo capire quale fare, però so già che campionato farò. Ecco, quello è già, già un qualcosa, sì. Quale farai? Non puoi dirlo. E quest'anno voglio fare, no, non lo dico, voglio fare il Pirelli Cup. Bravo, sì. Un campionato. Sì, non voglio fare, quest'anno voglio mettermi la prova totalmente con appunto piloti normodotati, non disabili, voglio provare questa cosa, non ho mai provato a fare un campionato intero con i piloti normodotati e mi voglio mettere alla prova. Sarà ancora più soddisfacente, certo. Riuscire magari a metterne qualcuno dietro. Ecco. Ovviamente vincere no, è veramente complicato perché poi il livello è molto alto. Però io ho già la soddisfazione di divertirmi e battagliare. Perché? Esatto, è già un bellissimo messaggio questo, sì. Quello di, sì. Di voler anche solo pensare di partecipare ad una competizione così, comunque così importante a livello italiano, è uno dei campionati maggiori, quindi sì. Già una soddisfazione quella in più riuscire a competere con piloti normodotati sì. Deve essere ancora sì. Più incentivante. Sì, assolutamente, infatti è proprio una spinta è un qualcosa che mi sento che voglio fare per avere ulteriori sfide, già ne avevo poche, adesso voglio mettermi anche questo, però mi piace, mi diverto e voglio vivere questa cosa qui, provare a fare anche un campionato banalmente con partenza da fermo, perché comunque con i DDF è sempre partenza lanciata. Ok. E io volevo fare tutto proprio una gara un po' diversa. Gara, sì. Non dico più vera, ma una gara standard. Certo. È già difficile, cioè è difficile comunque dopo un incidente, un grave incidente come quello che hai avuto, ripartire. Tu hai dimostrato sì. Di avere un enorme coraggio nel tornare a rimetterti in gioco anche come pilota. Qual è la spinta che ti dà la motivazione del voler ripartire dopo dopo un incidente così grave? Ma allora, prima di tutto, dal mio punto di vista, bisogna avere una passione e amare la moto a tal punto che ti fa andare oltre a questo. E poi io sono sempre stato uno che le sfide le ho sempre prese, sempre accettate ben volentieri e provato a vincerle. Sono, certo. Ripeto, sono una persona competitiva anche con me stesso, in particolare con me stesso. E quindi a me ammettere di non riuscire a fare un qualcosa mi manda veramente, mi fa arrabbiare, non riesco, faccio fatica io ad ammettere questo, quindi cerco sempre di fare le cose. Una sfida appunto era anche tornare in moto e ce l'ho fatta, e poi io amo la competizione, quindi questa sfida e questa competizione alta che c'è in me mi hanno portato a continuare, ecco, a tornare in moto e andare a fare le gare. Sì, quindi una grandissima passione, una grandissima forza sì. Di determinazione, forza di volontà. Quella è importantissima, serve, se non hai quella. Poi io non mi sento di puntare il dito contro nessuno, ho conosciuto ragazzi che dopo l'incidente non volevano più, ragazzi in moto, appassionati di moto, che ha avuto l'incidente non se la sentivano più di andare in moto, ma lì poi devi guardare dentro te stesso e capire cosa è meglio per te. Sì, sì, certo, se poi questa cosa al di là della fatica ti dà soddisfazione, ti fa star bene, è giusto secondarla e cercare di spingersi oltre nel cercare di conquistarla. Sì. Cosa ti senti di consigliare a quei piloti che come te hanno vissuto, diciamo anche solo persone, ragazzi, tu eri molto giovane quando hai avuto l'incidente, cosa ti senti di consigliare loro per riuscire, a quelle persone che magari non hanno la tua forza, il tuo coraggio, a livello umano parlo, lasciando un attimo da parte il discorso della competizione, cosa senti di consigliare loro per cercare di vincere la loro battaglia? Le loro paure,
perché molte volte è anche una lotta contro se stessi. Assolutamente sì. Vabbè, allora, è una banalità, ma è importante la vicinanza con la famiglia, avere una famiglia dietro che ti supporta, anche nelle tue scelte, anche come scelte come questa qua che ho fatto io di tornare in moto, mi rendo conto che non è per tutti, anche a livello proprio familiare, a famiglia e amici. Quindi sicuramente questo ti può dare una spinta per riuscire a sollevarti. Poi dare un consiglio su come fare, guarda, mi viene un po' complicato perché cioè io non ho mai avuto bisogno di troppa spinta, perché io sono proprio fatto così. Certo. Allora, io l'unica cosa che posso dire appunto è farsi supportare dagli amici, dalla famiglia, e magari, perché questa cosa l'ho fatta in passato, magari chiedere anche a persone come me, come altri, e magari anche solo una chiacchierata. A me è successo in passato di andare a parlare con un signore che era sopravvissuto ad un attentato che c'era stato a Nizza, quando quel camion aveva fatto una strage. Sì. Esatto, aveva fatto un casino e lui era lì e lui ha perso la gamba perché praticamente il camion è passato sulla gamba. Per salvare la nipotina che era lì, ha dato un colpo alla nipotina, la nipotina fortunatamente sta benissimo e lui ha perso la gamba. E questo signore, dato che aveva saputo che conosceva mio zio, e dato che aveva saputo che io avevo avuto questo incidente, io sapevo che questo signore non aveva preso molto bene il discorso dell'amputazione, certo, ero andato a casa sua e gli avevo parlato semplicemente, come va, come non va, gli facevo vedere cosa poteva fare, e io ho visto che comunque gli ho dato un po' di carica. Ecco, diciamo che quando questi ragazzi magari si sentono un po' abbattuti, anche rivolgersi a persone che magari hanno perché per natura hanno questa spinta in più, magari ti possono dare la spinta anche a te, dando un po' della, certo, tua energia. Magari anche contattare l'associazione, che sicuramente sicuramente dare. Vabbè, ricordiamo, è nata nel 2013 ed è la prima e l'unica, sì, in Italia che si occupa, sì, appunto di riavvicinare i piloti o comunque gli appassionati al mondo delle due ruote. Allora, questo sicuramente, l'unica cosa che però dico io è che il passo dell'associazione è il passo successivo. Sì, nel, certo, senso, prima devi essere, io il mio discorso era proprio il discorso primordiale, iniziale, umano. Poi ovviamente se tu senti che ovviamente hai questa piccola voglia, magari non per forza come la mia, ma questa cosa di provare, sì, ancora a tornare in moto, allora assolutamente contattare l'associazione, anche perché loro hanno tutto un parco moto con moto adattate per ogni disabilità. Quindi tu, qualsiasi cosa ti è capitata, vuoi tornare in moto, hai possibilità di farlo, perché loro hanno varie moto con vari adattamenti per amputati di mano, di braccio, di gamba, per i paraplegici. Quindi ci sono varie cose che si possono fare. Certo, noi ti ringraziamo di essere stato nostro ospite, quando poi avrai novità riguardo al campionato, alla squadra, sì, al team, ci risentiamo molto volentieri. Sì. In bocca al lupo per tutto, grazie per questa, grazie, io direi, lezione di vita, perché poi di fatto a chi non capitano determinate cose è facile magari parlare, sentire dalla voce di una persona che comunque le ha vissute è un'altra cosa, diciamo, quindi ti ringraziamo e ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie. Noi amici di, ciao, Obiettivo News, vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata, sempre dedicata al mondo del motorsport. Io vi saluto, vi ricordo di seguirci su NTV Web, su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social.